così è come dovrebbe comportarsi una volta che verrà rilasciato all'interno della Stazione Spaziale Internazionale dai nostri astronauti? Questo effetto è stato simulato al computer, in modo scientifico, però non è detto che funzioni veramente. Al momento lo stiamo sviluppando sia dal punto di vista del design che della realizzazione. E appena finita l'animazione vi presenterò anche direttamente l'oggetto, che è appunto frutto della collaborazione tra GIA Engineering, il nostro studio Architecture and Vision, e adesso vi mostro l'oggetto che ho visto anch'io per la prima volta questa mattina realizzato. È un prototipo. Come vedete è molto leggero, molto piccolo, sono 3 mm di spessore, 27 di larghezza. Adesso non è stato ovviamente progettato per la gravità terrestre, però se noi rilasciamo gli anelli, come vedete, cominciano a girare e sembra quasi già essere in condizioni di microgravità. Cos'è? Back to L'Aquila. Okay, it's a great honor to be invited to come to this wonderful country and look forward to learning new things after that in the future. Una persona, non terza persona. È un onore essere qua. È un grande onore poter vedere cosa è successo e volare in maniera simbolica, portare nello spazio questo sasso che sia un simbolo per la futura ricostruzione a venire.